Bentornato negli studi Tempo Radio, lo diamo a Paolo Bellini, sindaco di Pozzolengo. Bentornato. Buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Il numero per chiamarci è lo 0376631709 e poi siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook Il Gazzettino Nuovo e Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live 26 luglio. Allora, dunque, cominciamo subito con parlare di eventi, perché a Pozzolengo, insomma, avete avuto un mese, avendo, veramente. È già partito con la fine di giugno, metà giugno, e poi adesso in questo mese tra lo scorso weekend arrivare a fine agosto, c'è veramente un mese molto 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 pieno. Non vogliamo dimenticare domani sera, quindi vi invito tutti a partecipare in piazza Don Carlo Gnocchi alla sfilata di moda organizzata dai commercianti di Pozzolengo, quindi sarà una serata molto molto simpatica all'insegna della moda e all'insegna anche dello stare insieme e del divertirsi. Poi anche sabato 28 ci saranno le Colline in Musica, organizzato dall'associazione Colline Moreniche, quindi avremo delle sinfonie pop all'interno sempre della piazza Don Gnocchi con il palco allestito. Però non vogliamo dimenticare sicuramente la serata, quella che per noi è significativa, importante, che poi è il preludio che va, diciamo, ad aprire la strada al famoso Palio di San Lorenzo del 10 agosto, il Palio della Pasta Asciutta. Però il 4 agosto, sabato 4 agosto, De Gustibus Morenici, in pratica chiudiamo le vie del centro storico partendo dal castello, dove inizieremo con l'aperitivo, per tutte le vie, per poi, diciamo così, allungarsi per le vie del centro storico, che saranno chiuse, quindi saranno pedonalizzate. Andremo a degustare tutti quelli che sono le eccellenze e i prodotti tipici del nostro territorio, senza dimenticare il Lugana. Avremo presenti qualcosa come una decina di cantine che potranno far degustare i loro prodotti. Quindi invito tutti sabato 4 agosto al Degustibus Morenici, partendo dalle 20, dalle ore 20, sabato sera. E quindi vedrete il castello, la cornice del castello, naturalmente addobbata in una certa maniera, preparata in una certa maniera, dove partirà appunto questo nostro percorso enogastronomico delle eccellenze del territorio. Naturalmente poi il 6 agosto c'è la finale del torneo di calcetto, che è iniziata questa settimana, martedì l'altro ieri, per poi andare al Cantapaglio dell'8 agosto e la serata, quella, diciamo così, dove si va a chiudere un po' per quanto riguarda gli impegni delle contrade, che è il palio della pasta asciutta, dove verrà assegnato il palio durante la sera, la notte di San Lorenzo. Ma non è finita qua, perché il 18-19 agosto c'è la carrettata, quindi sapete, quella gara pseudomotoristica, che poi non è motoristica perché sono appunto dei mezzi rudimentali, però molto molto tecnologici, se volete, sotto un certo punto di vista, che gareggeranno lungo la discesa appunto dal castello via Sorre e il parco Don Giussani. Quindi sabato 18 e domenica 19 agosto vi aspettiamo numerosi. E qui questo è, diciamo così, una prima carrellata di eventi, ma continuo a ripetere, partecipate numerosi, soprattutto sabato 4 agosto, perché è veramente una serata molto molto, diciamo così, molto caratteristica, dove è veramente il cuore della produzione dell'enogastronomia e dell'eccellenza del nostro territorio. Vero, vero. E poi sono quegli eventi che sono, tra l'altro, anche divertentissimi, perché non è che ce ne siano tanti. So che ne fanno uno che è Selvenzago, simile, almeno facevano una volta. Naturalmente dopo ci saranno degli intrattenimenti musicali, ci sarà, diciamo, un po' per tutti i gusti, dal palato a quello che è il piacere di rimanere insieme. Esatto. Ma un giorno, come in un famoso film sulla squadra giamaicana di Bob, vedremo magari qualche pozzolenghese, come si chiamano i vostri abitanti, lo vedremo magari a partecipare alle Olimpiadi, perché nasce così, Beh, noi abbiamo già un orgoglio, tra le altre cose è stato premiato durante l'aperitivo morenico del 13 luglio un bimbo di 9-10 anni, bravissimo, che ginnastica Brescia, fa parte della squadra ginnastica Brescia, Federico Scannavini. Uh-huh. È arrivato come primo, ha vinto il primo premio, la prima posizione agli italiani che si sono svolti a Rimini. Quindi per noi è un motivo di orgoglio e abbiamo voluto dare un segno di tutta la nostra comunità dandogli un attestato di merito.
credo che questo sia veramente fantastico che un bimbo così giovane abbia dei risultati così importanti. È stato un momento veramente, diciamo così, anche emozionante. Il bimbo, sapete, i bimbi sono testimoni e sono l'immagine della serenità e, diciamo così, della trasparenza, ma era molto emozionato. Nonostante la sua giovane età, era molto emozionato, trovandosi, non c'era molto pubblico, però un po' di persone vi erano, però è stato molto bello e significativo soprattutto anche per lui. Allora, c'è una... E lo voglio ringraziare ancora ulteriormente per aver portato il nome di Pozzolengo alla ribalta in questa maniera qua. Benissimo, c'è un messaggio che dice: Bellini, con De Gustibus vengo volentieri anche con il paglio della pasta asciutta. Tra l'altro, ti aspettiamo. È un qualche cosa di molto particolare, perché non c'è mai andato. Io invito ad andare a vedere, perché ci sono i vari stand per ogni contrada, sì, tra l'altro. Capite che con un coupon c'è veramente da assaggiare il panorama totale, perché abbiamo, non so se 3 antipasti, 2 o 3 primi, 2 o 3 secondi, 8-10 bicchieri, una decina di bicchieri di vino, il dolce, i formaggi, il miele, ci sono molte cose da poter degustare. Assolutamente. C'è un messaggio invece su un altro argomento, dice: Sindaco, ho sentito che lo svincolo si fa allora. È vero, è stato in prefettura, ce l'aveva detto, com'è andata? Sono andato da Sua Eccellenza il prefetto Verdè lunedì scorso, poteva andare meglio, non naturalmente per responsabilità di Sua Eccellenza il prefetto e della prefettura. Diciamo che Veneto Strade e Regione Veneto, come voleva si dimostrare, non si sono presentati. Erano presenti Regione Lombardia, Comune di Pozzolengo, Comune di Sirmione. Tra le altre cose c'erano 2 assessori della Regione Lombardia, nonché l'ex sindaco, appunto, che oggi è assessore regionale, Alessandro Matinzoli, così come anche l'assessore Terzi della Regione Lombardia per quanto riguarda i trasporti e le infrastrutture. Ci siamo lasciati che è stato, diciamo così, aggiornato il tavolo tecnico a settembre, dove pretendiamo che siano presenti sia Regione Veneto che Veneto Strade, anche perché Regione Lombardia ha dato la conferma che la strada in questione dovrebbe passare sotto l'egida, diciamo sotto il comando, sotto la tutela, sotto la manutenzione di ANAS, quindi, e sarà presente naturalmente a questo tavolo anche ANAS, dove pretenderemo dei tempi certi e che venga realizzato questo benedetto svincolo, che ricorderò sempre, non costa quello che dice Veneto Strade né Regione Veneto, ma c'è un progetto dove prevede 700.000 euro e non 2.300.000 come parla Veneto Strade. Ecco, quindi, ma ancora una volta si sono dimostrati ciò che sono: arroganti, presuntuosi e la completa mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora, nei confronti delle istituzioni. Quindi molto di meno, comunque 700.000 contro 2.300.000. Esatto, è un terzo. Addirittura meno, 3 per 7 21, quindi addirittura sono, tanto per essere chiari, 200.000 euro di avanzo, insomma, addirittura dopo la divisione. Allora, dunque, questo lo teniamo per tocca a noi tra poco. Sindaco, la carrettata giù dal pozzo, allora la fate. Per partecipare cosa si deve fare, chiedono? Prendete contatto con Proloco o andate sul sito, troverete dei riferimenti, o chiamate direttamente in comune, in segreteria, che vi daranno dei riferimenti. Si fa assolutamente sì, 18-19 agosto, sabato 18 le prove come nei veri gran premi, e poi 19 si svolge la gara, 19 mattino la gara, tutta in diretta. Allora, poi partecipate, non c'è nessun problema. L'anno scorso c'erano qualcosa, mi sembra una quarantina di equipaggi, venite che più siamo più ci divertiamo. Poi, referendum sull'acqua, le chiedono, dobbiamo andare a votare o no? Assolutamente sì. Beh, il 28 di ottobre ci sarà questo referendum per quanto riguarda la provincia di Brescia, anzi mi faccio portavoce, tutti gli amici, anche mantovani, che hanno conoscenti, parenti, quant'altro sulla provincia di Brescia, incitateli ad andare a votare, perché è un momento importante. È un segnale importante che vogliamo dare. Tra le altre cose, noi poi a settembre partiremo con una campagna di informazione, proprio perché vogliamo che tutti possano avere la possibilità di essere informati e andare a votare. Certo. È un momento importante. Vogliamo che l'acqua rimanga per quanto possibile pubblica. Poi, Bellini, grande personaggio, dove vuoi arrivare? Sei grande, lo svincolo sei riuscito a farlo fare, quindi complimenti. No, calma. È tutto merito. Si suol dire, calma e gesso, ti ringrazio per gli elogi, ma lo svincolo, quando sarà fatto, allora saremo sicuri. Oggi sul tavolo ci sono degli impegni, io non voglio fomentare o alimentare cose che non sono. Stiamo lavorando, due anni, tre anni che stiamo lavorando perché questo venga fatto. Quindi questo per noi è importante, che non voglio prendere meriti, per carità, però è Pozzolengo e Sirmione che sono riusciti a costruire questo tavolo con Sua Eccellenza il Prefetto, e vedrete che qualche risultato lo darà.
Poi c'è chi dice però che non vede mai la polizia locale. Adesso non so se sia. Bah, devo dire la verità, anch'io non vedo. Allora, io ho fatto gli incontri sul territorio e tutti si sono lamentati perché la polizia locale è sempre in giro che fa le multe. Allora, delle due l'una. La polizia locale c'è. Non abbiamo 50 agenti, ne abbiamo 3, di cui qualcuno si può anche ammalare e hanno anche le ferie e hanno i riposi. Però la polizia locale c'è e il lavoro viene svolto. Benissimo. Fermiamoci un attimino. Penso che durante le manifestazioni avete potuto vedere che era fino a ora tarda. Esatto. Fermiamoci un attimino, salutiamo il sindaco di Pozzolengo Paolo Bellini, lo ritroviamo poi adesso nella rubrica Tocca a noi. Torniamo subito.